Domenica 14 marzo si è tenuto presso l'ISA di Monopoli il terzo appuntamento dell'Open Day per l'orientamento. Questo appuntamento ha visto protagonista il concorso di educazione stradale Amo la vita, a cui hanno partecipato tutti gli alunni delle scuole medie di Monopoli. Il tema, come ogni anno, è di interesse per i giovani. Mentre l'anno scorso il tema era basato sulla tolleranza, quest'anno il tema è l'educazione stradale. Il concorso è stato presieduto dalla professoressa Ornella Penta, dal preside Paolo Paolini, dal responsabile dell'orientamento, il professor Alberto Cacciaro, e dalla professoressa Caputo. I vincitori sono stati individuati in due categorie: quella tecnica, scaturita da una giuria di docenti esperti, e quella popolare, dagli alunni della scuola. In che cosa consiste il concorso Amo la vita? Allora, il concorso Amo la vita consiste in questo: un concorso di arti visive proposto agli alunni delle classi terminali di scuola media, per appunto sensibilizzare i ragazzi, i giovani, insomma, sul problema della sicurezza stradale. Qual è stato il criterio di scelta degli elaborati pittorici? Allora, c'è stata una commissione di esperti interni all'istituto, i quali hanno premiato i lavori in base a dei criteri. Il primo è stato quello impostato sul messaggio che l'elaborato presentava. L'altro è stato invece l'originalità, cioè la tecnica utilizzata, e anche, diciamo, la presentazione che l'elaborato, insomma, offriva. Ha avuto successo il concorso di educazione stradale? Sì, direi di sì, in quanto, insomma, le scuole sono state tante. Abbiamo invitato praticamente le scuole del nostro bacino di utenza, perché comunque l'obiettivo era quello, anche attraverso un concorso, insomma, presentarci nelle scuole e quindi orientare anche i ragazzi verso l'arte, insomma. Come è stato promosso il concorso nell'ambito delle scuole medie inferiori? Sì, allora, noi, oltre al bando ufficiale inviato a tutte le scuole interessate, abbiamo proposto una brochure con appunto il bando e un particolare logo che, insomma, ci ha molto distinto, perché insomma è stato abbastanza particolare. E inoltre poi la cartolina di questa brochure veniva legata all'elaborato. Poi dobbiamo dire un'altra cosa, che a conclusione della premiazione tutti i lavori sono stati restituiti, e con essi anche un attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno partecipato al concorso. Lo spettacolo è stato intrattenuto dalla sfilata legata al progetto che si è svolto lo scorso anno con l'Atelier Galizia Spuse, che ha visto insegnanti e ragazzi dell'ISA impegnati nella progettazione e la realizzazione di abiti da sposa. Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Caputo. Come mai si è scelto di integrare in un concorso di educazione stradale una sfilata di abiti da sposa? Allora, il concorso era rivolto ai ragazzi della scuola media, e quindi, siccome bisognava far vedere quello che si fa nella nostra scuola, abbiamo integrato con una sfilata di moda, che è stata una bellissima esperienza svolta in due anni precedenti, insomma. Quando è nata la collaborazione con Galizia Spuse? Dunque, la collaborazione con Galizia Spuse di Castellana Grotte è nata due anni fa, dunque, realizzando la progettazione di questi abiti, dove il titolare aveva un figlio qui a scuola, Bellini, e quindi mi ha detto: professoressa, perché non facciamo un lavoro insieme?
quindi siamo passati alla progettazione fatta qui nella scuola attraverso questi abiti, poi siamo andati nella sua azienda dove lui ha confezionato questi abiti che sono uno più bello dell'altro, e quindi abbiamo poi progettato insomma questa sfilata che ha avuto molto successo. I vincitori premiati dalla giuria di docenti esperti sono: primo posto Riccardo Troppiano, Lelia Napoleone, Giulia Fanelli, Tommaso Narracci. Quella scaturita dalla giuria popolare sono: primo posto ex aequo Cosetta Gliberti, Franco Turco e Franco Lippolis. Alla fine i ragazzi hanno potuto visitare la scuola. Lo spettacolo è stato intrattenuto dalla sfilata legata al progetto che si è svolto lo scorso anno con la Teglie Galizia Spose, che ha visto insegnanti e ragazzi dell'ISA impegnati nella progettazione e la realizzazione di abiti da sposa. Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Caputo. I vincitori premiati dalla giuria di docenti esperti sono: primo posto Riccardo Troppiano, Clelia Napoleone, Giulia Fanelli, Tommaso Narracci. Quella scaturita dalla giuria popolare sono: primo posto ex aequo Cosetta Gliberti, Franco Turco, Franco Lippolis. Alla fine i ragazzi hanno potuto visitare la scuola.